L'Abruzzo punta al turismo accessibile. Torino di Sangro ha inaugurato due spiagge attrezzate, una in Viale Costa Verde per la fruizione del mare senza barriere, e sono stati realizzati degli accessi alla Via Verde, come spiega il sindaco Nino Di Fonso. Noi dobbiamo accogliere tutti, le nostre spiagge devono essere per tutti, Torino di Sangro mancava, ma nello stesso momento questa amministrazione comunale ha voluto fortemente che anche loro andassero sulla Via Verde e abbiamo fatto dei collegamenti. Oggi, senza barriere, senza ostacoli, anche loro possono usufruire della Via Verde e andare dal mare. Torino di Sangro è uno dei 19 comuni partner del progetto voluto dalla Regione Abruzzo e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che punta ad una ciclovia adriatica aperta a tutti. L'assessore regionale Daniele Damario. Un progetto che riguarda tutta la costa abruzzese, diciamo che il filo conduttore è la ciclovia adriatica che parte da Martinsicuro e arriva fino a San Salvo, denominato Bike to Coast for Everyone. È un finanziamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un cofinanziamento di Regione Abruzzo per realizzare spiagge accessibili ai portatori di handicap lungo tutta la costa, lungo tutta la ciclovia adriatica. Coinvolta nel progetto anche Lega Ambiente. Lega Ambiente ha un ruolo all'interno del progetto come partner, sia in sede di formazione, abbiamo contribuito quindi alla formazione dei ragazzi e degli operatori che accompagneranno, diciamo, le esperienze sia dei lidi accessibili che delle bike che verranno fornite per l'utilizzo della Bike to Coast, ma anche per le bike che entreranno in servizio all'interno delle riserve. Ci sarà una sperimentazione che permetterà a tutti di fruire delle nostre bellezze naturali. Ad assistere gli utenti, il personale appositamente formato della cooperativa L'Ancora, Maria Di Camillo, vicepresidente. Abbiamo ricevuto l'affidamento dal comune di Torino di Sangro di questo progetto, Bike to Coast, un progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato anche dalla Regione Abruzzo. Prevede l'impegno della nostra cooperativa con personale specializzato, adeguatamente formato nei mesi precedenti, che sarà presente in spiaggia tutti i giorni fino al 26 di agosto dalle 9 alle 13. Bike to Coast è un progetto inclusivo, l'inclusione nell'inclusione, perché oltre ad assistenza in spiaggia rivolta a persone con difficoltà deambulatoria, prevede anche l'attivazione di tirocini formativi in favore di persone che sono svantaggiate, persone disoccupate a lungo termine, persone con piccole disabilità. Quindi è un progetto che prevede anche l'inserimento lavorativo. Al taglio del nastro anche l'assessore regionale Nicola Campitelli. Noi per questi tipi di attività siamo assolutamente sensibili, abbiamo posto anche all'interno della nuova legge urbanistica una grande attenzione all'accessibilità universale e alle persone fragili.